Carnevali! Varota! Prima di iniziare questo interessantissimo video, buongiorno campioni d'Italia innanzitutto, scusatemi, scusa, scusa, scusa. Buongiorno campioni d'Italia, come andiamo? Com'è il primo giorno da campioni d'Italia? Come siamo messi? Come siamo messi, ragazzi? Prima di iniziare, oggi non c'è il giorno migliore per andare a prendere queste cazzo di magliette. Primo. Sono ancora un po' fuori da ieri, comunque vabbè. Uomo, donna, bambino, giacche, cosa? Beh, giacche, adesso vabbè, siamo d'estate. Polo, consigliabili, con pantaloncino corto, uno spettacolo, zip, quindi portafoglio di qua, cellulare di qua, praticamente dirigente del Milan. Tra l'altro volevo ringraziare, non mi ricordo, nel delirio di ieri, che dopo vi farò vedere qualche video, volevo ringraziare il ragazzo che mi ha regalato il borsello, veramente. Lo ringrazio tanto, tanto, tanto. È stato uno spettacolo ieri. È stato qualcosa che veramente di emozionante, qualcosa. A parte tutti i bicchieri che mi hanno spaccato, vabbè, quelli lì se li comprano, non me ne frega niente, ma cioè il bar è stata una bolgia. 150 persone, secondo me siete venuti fra Sardegna, Firenze, gente che è passata prima di qua, prima di andare a San Siro da Padova, cioè i carabinieri che mi chiamano a lune, i ragazzi che mi fanno Ale, se iniziamo a fare i coglioni, che iniziamo con i botti, a luna di pomeriggio faccio catare, sai che cazzo inizia a luna? E c'avete ragione, avete ragione. Quando invece avete ragione, c'avete ragione, c'avete ragione, c'avete ragione. Infatti li ringrazio anche perché dopo sono passati anche di qua. Mamba tutto il 5 sono andati perché ha visto che stavamo divertendo senza aver risi, senza distruggere niente. Perché siete stati veramente, vi ringrazio tutte le persone che siete venuti qua ieri, a parte i bicchieri rotti, però li compriamo. Veramente mi avete dato qualcosa di importante, di emozionante. Puoi vedere questo qua. Vedere questo qua che prende, alza lo scudetto come se fosse stato, non è stato protagonista quest'anno, è stato protagonista comunque sia. È stato protagonista nello spogliatoio più che in campo. Peccato per quel gol che gli hanno annullato. Per me, moralmente, doveri dovevi lasciarglielo. Comunque, tanto ormai la partita era chiusa. Comunque sia, dovevi lasciarglielo, doveri. Però, vabbè, giustamente era fuori gioco. Sul gol di Ibra, penso che qua non so che cazzo è successo. Se veramente, poi che bello che mi ha. Non so, anche ringrazio anche. Ringrazio anche chi è che mi ha regalato. C'era il bar, ragazzi, che era una bolgia. E non sto scherzando. La giornata di ieri penso che non ve la dimenticherete mai, io compreso. Grazie anche al ragazzo che mi avete lasciato, anche perché eravate talmente tanti, ma talmente tanti, Bergamo, Brescia, Firenze, Sardegna, cioè veramente abbiamo fatto un delirio ieri. Io sono stato fino qua alle 3 del mattino, da solo in fissa, a riguardarmi tutta a ripensare tutta la serata, veramente. È stato qualcosa di bello. È una vittoria che ve la meritate, giovani. È una vittoria che veramente voi ve la meritate perché essere stati tutti questi anni qua senza vincere niente, io immagino comunque sia la frustrazione che potete aver passato. Ma quanto è bello oggi! Oggi è veramente bello, 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 bello. Cioè, davvero, sono anche emozionato veramente ancora perché non. Cioè, avendo anche comunque sia un'attività, vedendo tutti questi ragazzi qua che con le lacrime agli occhi, che piangevamo assieme, cioè veramente bello. È stato qualcosa di. Poi, ascolta una cosa, Carnevali. Non ho capito cos'è che hai detto di Leao. Nel Sassuolo non giocherebbe. Secondo me ci sono i tuoi uomini che oggi non so quante aspirine e Aulin per il mal di testa si sono presi. Non lo vedevate neanche. Veramente sembra questo qua. È Stefano Pioli scorrettissimo ieri per una partita fondamentale. Non doveva neanche farlo giocare comunque perché sembra il prepotente all'oratorio che prende il pallone, capito? Con quelli più piccoli dice no, gioco io, tu non giochi, capito? Che fa il prepotente. Ecco, Leao praticamente è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. E davvero,
È qualcosa veramente di anormale comunque, non è giusto farlo giocare con le terze partite quando deve giocarle a. Bisogna comunque sia equilibrare le squadre. No, cioè. Comunque, avevi detto, ogni volta che parlate, ascolta, continuate a parlare fra te le stronzate che dice Cassano e compagnia bella, continuate a dire le stronzate. E tanto, guarda, ogni volta che voi che ci provocate, comunque poi, primo tempo. Abbiamo uno scarso in porta, poi volevo ringraziare anche Donnarumma che è andato fuori dai coglioni, che è un mediocre, e abbiamo preso invece, secondo me, una belva disumana. Ringraziamo Nelson Dida, il nostro preparatore portieri, perché credo che veramente Magnan già è arrivato che era forte, ma penso che il salto di qualità che gli ha dato sia merito anche e soprattutto naturalmente del suo preparatore portieri, perché abbiamo un preparatore portieri veramente di livello, secondo me. Tanto continuano ad arrivarmi non so quanti cazzo di messaggi. Grazie ragazzi, adesso li leggo tutti. Sì, da Danilo. Comunque, un preparatore portieri che è veramente di una. È qualcosa di. È fuori luogo. Cioè, Nelson, veramente, io non me l'aspettavo che era così forte come preparatore portieri, però Magnani è arrivato che era già forte. Ma l'ha fatto diventare veramente, lo sta facendo diventare veramente un campione. Cioè, questo qua, a parte che con Lille praticamente da solo ha subito 16 gol. Ma scusate, a proposito di una cosa, Rasta, guarda che calendario ci abbiamo! Le ho vinte tutte. Scusa, eh. No, tutte. Vi bastano? Vi bastano? Ok. Sapete cos'è che non mi è piaciuto di questo campionato qua? Di cos'è che non mi piace? Che sia finito. Questo campionato non mi piace perché è finito. Perché è finito. Questo campionato, l'unico difetto che c'ha, che è finito. Mamma mia, guardate. Adesso non so qua dirvi, adesso lo farò comunque sia, lo metterò giù il video che avevo detto perché me l'ha mandato un ragazzo che ringrazio. Grazie, Cucciolotto. Che avevo detto che c'era una squadra che quest'anno vinceva lo scudetto. Gli altri avevano andato per quinti, sesti, settimi, ottavi. Non andiamo neanche in Europa League! No, no, scusami, no, a me non mi sembra. Ma avete fatto una testa così tutta l'estate che veramente vi avveluci. Ero al mare con la famiglia. Una testa così tutta l'estate mi avete fatto veramente, cuccioli, veramente. Io vi voglio bene, ma alcuni di voi veramente li avrei ucciso la scorsa estate. Ero lì a rilassarmi con la famiglia, che poi quando c'è stato Milan Cagliari, dopo invece calcio spettacolo, e già gli avevo capito che vincevamo uno scudetto perché li vedevo. Poi quando gioca il bello è simpatico che gli dai i palloni, perché avete visto ieri, come vi ho sempre detto, se gli diamo i palloni dalla linea di fondo, non questi cazzo di cross da 40 metri, il bello è simpatico in qualsiasi modo di sporchezza, di coso è, la piazza sotto le gambe, o subito lì tacco il suo gambone che la mette dentro. Se gli diamo i palloni, è bello simpatico, il bello simpatico gol li fa, arrivando comunque sia dalla linea di fondo. Poi beh, c'era Raffaello che ieri ha sentito Carnevale e ha detto ci vediamo. Ci vediamo domenica. Ascolta, secondo me dopo il primo tempo Carnevali, secondo me, o si è buttato giù da qualche parte o non so che cazzo. Cioè veramente, cioè, secondo me questa notte qua ha dormito sudato completamente perché vedeva Leao ovunque. Addirittura il gol del 3-0. Cioè lui non si sposta mai da quella cazzo di fascia. C'è una cosa che proprio lui comunque sia percorre quella fascia lì. Addirittura a destra è andato a destra, bello tranquillo, ha detto, c'ho da fare oggi che non arrivo con i miei amici in discoteca dopo, quindi muoviamoci gentilmente. Mi ha messo la palla al press, che salutiamo, press, grazie comunque sia per avere gol del 3-0, comunque hai coronato il tuo impegno, santo via comunque sia da vincitore, e su questo comunque sia noi ti ringraziamo perché per me fai una cazzata ad andare via, poi fai te, per me fai una grossissima stronzata ad andare via. Poi, Press, ti chiamo Press perché mi ha vinto lo scudetto, comunque sia, hai portato la nostra causa, comunque sia vincente. Per me fai una cagata, anche perché la storia insegna che uno che è andato a Parigi, che praticamente oltre al Louvre non è andato, quell'altro che è andato di là per vincere la Coppa Italia. Allora, che la Supercoppa Italiana, scusa. Comunque, a parte quello, oggi alle 14 siamo in live, virgola, che oggi ci divertiamo. Oggi mi voglio divertire, vi voglio fare divertire soprattutto. Comunque, la storia insegna che andando via dal Milan così a zero,
Non è che poi c'è una bella carrieruccia, cioè io ti consiglio, mi consiglio di rimanere. Comunque, boh, fate voi, scelta vostra, fate voi. Detto questo, ragazzi, oggi a scuola, quando vi pigliavano per il culo, vi immagino la gioia con cui andate a scuola. La gioia che andate a scuola, i nostri ragazzi, veramente oggi deve essere infinita, 11 anni del cazzo. Che eravate, addirittura oggi c'era Nico ieri che sembra più grande di me, che fa il mio primo, che piangeva, cioè piangevamo assieme, cioè, il mio primo scudetto da maggiorenne. Cioè, veramente. C'era Gianni ieri che era scatenato, mamma mia, il barriere, una bombonera. Mamma mia, no, raga, siete fuori, siete. Cioè, veramente, c'era, cioè, non sapevo più dove cazzo mettere la gente, veramente. Sembrava veramente di essere allo stadio. Mamma mia, ragazzi, che bello poi. Pim pum pan, tre gallini, tre fasan, subito proprio. Pim 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 proprio. Cioè, fuori quota, che il fuori quota quando prende palla il fuori quota si vede che c'è qualcosa più degli altri, scorretto, ripeto, ancora Stefano Pioli a farlo giocare perché le squadre devono essere equilibrate comunque. Detto questo, ragazzi, ci sentiamo dopo e seguitemi su Instagram perché oggi sarà una giornata molto interessante su Instagram. Ok, perché oggi di stronzate, già ne dico tante, ma oggi ne dirò ancora di più. E comunque, che avevo avuto ragione, che doveva vincere il campionato. Una volta Fabio Bergomi, che saluto, ciao Fabio, in live, mi fa, ma chi è che vince il campionato? Noi? Ma guardate, tipo così fa, addirittura così sta sicurezza. Eh sì. Calendario di Firasta, guarda cosa abbiamo le ultime 5! Ragazzi, sono stufo di vincere. Mi sto iniziando a stancare di vincere, ragazzi. Mi sto stancando di vincere. Basta, dai. Grazie, Ibra. Davvero grazie. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Che è una giornata molto interessante.